questi aveva delle S e delle Z pronunciate in una certa maniera che le mie orecchie l'avevano ben catalogate, per dire, e lui faceva, praticamente sentivo la stessa cosa. Allora io onestamente devo dire questo, io sono sicuro che lui è entrato dentro lo studio e sono altrettanto sicuro che è uscito dallo studio, perché l'ho visto con i miei occhi. Ma effettivamente chi ha cantato nell'interno dello studio, io ancora oggi sicuramente non lo so. Io gli farei un applauso, perché per me è una cosa eccezionale questa. Grazie. Grazie. Quindi rimasi colpito. Possiamo approfittare di te. Bravo. Quindi, qual è la cosa che vogliamo fare? Ecco, spiegaci. No, io sono qua con la chitarra in mano. Sì, no, io avevo vorrei dire un attimo, visto che si parla degli arrangiamenti, faccio nel caso di Battisti ho fatto l'arrangiatore, e dico che cosa faceva quando lui veniva da me. Mi aiuti tu? Certamente. Mi aiuti tu. Se ci aiutasse il datore luci, il luciaro. Se spegnete un momentino lui, che mica per niente, sì, perché, lo vedo anche loro. Ecco, perché più è bassa la luce e più somiglia a Battisti. Questo è un fatto. Cioè, insomma, morale da favola, più non mi vedete, più assomiglia. Sì, ecco, a me lasciate bene la luce, perché io sono io e quindi non devo scomparire. La cosa è questa, io adesso chiedo, vorrei fare con voi questo tipo di esperimento. Faccio esattamente quello che facevo quando Lucio Battisti mi veniva a trovare e per farmi sentire le canzoni. Noi abbiamo scelto in questo momento, in questa sera, di parlare di prima di Fiori Rosso, Fiori di Pesco, ma insomma di Insieme, perché Insieme è stato anche... Insieme l'ha scritta per Mina. Questo ha cantato da Mina, allora cosa volevo fare? Cosa volevo far vedere a questo pubblico? Volevo far vedere Lucio Battisti con meno luce, che mi fa gettare dalla luce, un po' meno luce. Tira un sasso. Un po' meno. Lucio Battisti che mi canta, che canta, mi ritorni, che canta insieme nella tonalità di Battisti, non in quella di Mina, perché quella di Mina è una donna e quindi canta un'altra tonalità. E dico, dai Lucio, mi fai sentire la canzone. Voi probabilmente Insieme cantato da Battisti non l'avete mai sentito, io l'ho sentito in diretta a casa mia mentre me lo cantava, e la verità è che io ogni volta che lui mi cantava queste canzoni mi emozionava, perché insomma già arrivato a questo punto qui è una cosa molto molto bella già di per sé la canzone. Allora io ho detto, io a un pezzo come questo che gli faccio, scusa, è vero che faccio l'arrangiatore, quindi devo essere creativo e cerco di fare una cosa che assecondi questa canzone, ma non con la chitarra come l'ha fatta lui, come l'ha fatta me, metto una mia accompagnamento personalizzato e lo faccio con il pianoforte in partenza, la prima parte la faccio col pianoforte e la faccio io e provo a cantarla io, faccio un'introduzione con la voce per capire che cosa avrei fatto poi per Mina. Prego, se puoi mandare il numero uno, sono io che canto, avete pazienza. Hai cancellato. Dai, 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 dai. Ok, grazie Fonico. Io a questo punto, avendolo scritto questo brano, avendo messo questo passaggio di pianoforte al posto della chitarra, così l'ho scritto e così l'ho fatto e così l'ha cantato Mina. Se puoi farlo sentire il numero 2. Batteria, aggiungo delle cose. Questa è la mia voce di prima e questa. Io non ti conosco, io non so
chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme. Ok, grazie. A questo punto il brano ovviamente va avanti e sempre con la chitarra Battisti mi fa sentire il proseguimento di questa canzone che fa. Non ti chiedo sai quanto resterai, dura un giorno la mia vita, io saprò che no. Giorno, ma l'avrò fermata insieme a te. Grazie, grazie, mi spiace fermarti, però pigli di nuovo l'applauso perché sei bravo e quindi giustamente vai applaudito. Adesso io davanti ancora a questo proseguimento di questa canzone ho già fatto la prima parte col pianoforte, non la proseguo, voglio fare un crescendo nell'interno della canzone e quindi mi invento un passaggio di basso in contrappunto. Lei sa cos'è il contrappunto? Sì, di sì. No, cioè, sì, il contrappunto è una specie di melodia fatta in contrapposizione con la voce, mentre la voce fa una serie di note con dei punti, il controcanto sotto lo fa con un'altra serie di punti, quindi un punto contropunto. È una cosa che si studia in conservatorio e questa è una cosa che si mette in pratica quando l'hai studiata, però è una cosa che fa effetto perché non è un basso che accompagna soltanto un accompagnamento, ma sembra che viva con la voce. Adesso vi faccio sentire ancora io questa cosa, come l'ho fatto, faccio una piccola introduzione per arrivare a quel punto e poi sentiremo questa parte di basso in contrappunto con la voce. Prego, numero 3. Io non ti conosco, io non so chi sei. Che qui ti trovo avanti. Ho tutti i sogni miei. Sono in casa e faccio quello che voglio. E questo per questo è. Ecco, da qui. No, non fermare. Non ti chiedo, sai, quanto resterai. Dura un giorno la mia vita. E io saprò che l'ho vissuta. Questa è una frase musicale sotto la voce. Ok, adesso possiamo sentire la stessa frase con la voce di Mina. Peggiorerà un po' la mia, però pazienza, sopportate, se sentiamo quella di Mina. Non ti chiedo sai quanto resterai, dura un giorno la mia vita, io saprò che no. Ecco, grazie. Infine, per poter sempre aumentare il crescendo dell'emotività della canzone, questo è il lavoro, non so se è il lavoro che facevano gli arrangiatori, questo è il lavoro che facevo io nei brani, cercavo di fare in maniera che si arrivasse sempre con un crescendo di emotività man mano che il brano andava avanti. Infatti ora, dopo la voce di Mina, quando parte la terza strofa, che la faccio sentire solo da Mina se permetti, entrano gli archi e gli archi fa capire l'ingresso degli archi per la prima volta. Prego. Anche solo un giorno, ma l'avrò fermata insieme a te. Qui gli archi. Ok, fonico, grazie.
questo applauso mi ripaga di tutto il lavoro fatto allora, che è una cosa molto bella. Adesso io direi, se sei d'accordo e se sono d'accordo loro, dopo questa piccola questo racconto di come si fanno questi brani, io per 3 minuti ascolterei l'intero pezzo, che è l'ultimo brano che c'è, lo sentiamo insieme in silenzio, pensando a Mogol che ha scritto il testo, a Battisti che ha scritto la musica, a Mina che l'ha cantato, e fermiamoci qua, perché il resto non diciamo niente, perché il resto sta davanti a te, non c'è niente da aggiungere, non ha importanza. Prego. Parole praticamente tu non sai parole, ma guardate che io mi sto emozionando fortemente anch'io, perché queste cose qui è come se le avesse fatte mio figlio, l'ha fatto 80 anni fa, e sto sentendo mio figlio che ha fatto una cosina che mi piace. La cosa più bella è questa che hai detto, cioè
questa canzone, come tante altre, sono nate tantissimi anni fa e oggi sembrano una di ieri. Sì, sono emozionato, bene, questo. Ok, grazie, è stato un grandissimo piacere ed una grandissima emozione.